Allora amici, siamo alla seconda esplorazione di oggi, scusate se continuo a riprendere con la GoPro, ma purtroppo oggi continua a piovere, non ha ancora smesso, per cui vorrei evitare di rovinare la mia macchina fotografica. In questo momento Beppe sta salendo e il buon Miki sta proseguendo di qua. Come potete vedere amici, le condizioni di questo posto sono veramente gravi. Mi sono reso per dire solo conto ora di essere sotto questa parte di muro esterno che sta praticamente staccandosi dalla struttura. Da qua in su ci vedono questi che lavorano a fianco. Lo so. Ah, sai cosa mi preoccupa? Che questo qua Eh? è pieno zeppo Di d'acqua. infiltrazioni, Tanto che, certo. no, c'è proprio, è tutto annacquato. Ok. Quindi non so quanto peso c'ho sull'acqua adesso. Comunque sono solettica, stavo girando un botto, tieni conto che la neve regge 300 metri per metro quadro. 300 kg per metro quadro. 300 kg, sì, Ok, raga. beh, cosa sono tra l'altro questi ragazzi? Non ho mai visto queste Sono robe. gli Le spy, cosa sono le spy? spy. Gli spy praticamente servono, vengono messi nelle costruzioni delle fondamenta delle case sotto Sì. per impedire che l'umidità risalga sotto il pavimento, quindi impedire che l'umidità poi tenda a salire e ci siano i problemi al pavimento quando c'hai l'umidità del terreno. Top, grande nicchia. Ma Diverse ci dimensioni, mettono il diverse misure. cemento? No, Bello. beh, poi tu comunque hai le fondamenta, che sono le travi che Ok. girano attorno, creano una specie di maglia. Tu poi metti i vespai e poi sopra vai a fare la soletta del pavimento interno. In questo modo Fighissima poi non sta cosa. risale. Io allora vi direi, amici, di ritornare dove eravamo prima e di iniziare effettivamente un Sì, po' allontaniamoci perché là dall'inizio. stanno lavorando. Ragazzi, come sempre, ovviamente noi cerchiamo di non farci vedere dalle persone che vivono e lavorano attorno a questi posti proprio per un fatto di non agitare nessuno e di non dare quell'impressione che girano malviventi attorno ai luoghi che la gente vive tutti i giorni. Oggi siamo dentro questa struttura molto vicino a casa, finalmente ogni tanto qualcosa di vicino, ma come potete vedere è veramente messa male. Questa era una ex azienda di cui non vi dirò il nome, ma molto molto famosa. E nulla, non ho idea di quale sia l'anno dell'abbandono, Raga, questo è Resident ma è Evil, non veramente so perché. spettrale qui dentro. Sono tutti insieme. Wow. Madonna, ma che è un computer? Oh, metto, qua c'è un computer. Che figo, tra l'altro. CR Terminal Ma 300. guardate dietro, cioè, come erano fatti una volta. Con lettore floppy incorporato doppio. Ma che roba. Era un cubotto Ma è praticamente. È bellissimo. molto bello. Un tanto di cornetta anche abbandonata, guarda. Sì, è vero, guardala qua. Pazzesco. Ok, amici, iniziamo ufficialmente l'esplorazione all'interno di questa fabbrica abbandonata che è veramente tetra. È tutto buio, purtroppo abbiamo solamente un LED al 35%, quindi dobbiamo ottimizzare al massimo la batteria. E nulla, esploriamo, ma vi giuro, non sono mai stato così in ansia come oggi, perché ogni rumore, soprattutto quelli provocati dall'acqua, sembrano dei passi di persone. Quindi ogni volta ci spaventiamo tantissimo e temiamo di avere qualcuno dietro di noi. Questo è anni, tipo, ma cos'è? Anni 60, anni 70? Guardate Sì, roba. secondo me anni 60. A me sembra 50. No, ma va. Così che fa per voi l'R50. Che cos'è? Una macchina? Sì, penso. No, Ah. Un No, è un muletto, proprio il muletto, ci muletto. Un sta. muletto. Così. Che storia, cioè. Pubblicità proprio regresso. Ma guardate anche qua, amici, questa scrivania con ancora un sacco di cose. Qua addirittura questo sembra un mega floppy. Avete visto che roba? Sì, questi mi sa che erano un mega Ma floppy. che cos'è questa roba qua invece? Sembra una play al contrario. Sì, è vero, sembra una PlayStation. No, ma c'è, cioè, vedi anche tipo qua sono rimasti i guanti, un pacchetto di Marlboro e di Diana, probabilmente finiti secoli fa. Cosa veramente incredibile è questo mega faldone di fogli. Ogni Oggi. tanto Matt mi guarda perché sente Sì, dei perché come rumori. dicevo poco fa, ogni rumore sembra realisticamente una Ma persona, un perché dal camion. nulla si sente po 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 No, ma più che altro, ragazzi, immaginatevi quanti ragni ci sono qua po'. dentro, perché Guarda guardate, lo sta che ho vedendo. superato la paura dei ragni. A parte l'ultima villa, quella dove mi sono bloccato, ma perché ci ho pensato troppo. Ma oggi Matt ha visto, cioè sono entrato in un buco, si può dire già di che cos'era? Ma sì. Dentro un elicottero militare abbandonato Figato, io di non mezzo c'ero. metro per mezzo metro, Dai, pieno di figata. ragnatele. Siete stati bravi oggi. Anche guardando a terra, amici, ci sono un sacco di cose che non sappiamo minimamente che cosa Queste sono le servissero. luci. Luci staccate a metà. Sì, ma guarda anche qua. E queste sono tutte le intercapedine. È Queste qua sono materiale la. isolante, Sì, tipo. materiale isolante, esatto. Guarda che bello sto È corridoio. super inquietante, ma se ci pensi che qua la gente una volta lavorava, entrava pochissima luce, probabilmente erano super illuminati. Cosa hai trovato, amici? Non lo so, io sto guardando Ma questi sono tutti computer, ragazzi. Ma stiamo trovando molto di più di quanto io mi aspettassi. Io pensavo molto meno in questo posto. Se guardate anche qua tutti i fogli, probabilmente queste qua erano tipo le pagine bianche. Ma guarda lì, queste sono tutte carcasse, schede madri, quello che rimane ovviamente degli schermi. Cos'è Sono quello? tubi della reazione, può essere? E perché mettevano la carta così? Non lo so.
Ma alcuni posti potevano avere la pattumiera centralizzata, eh? Dici? Sì. Ci sta tipo che hanno dei buchi dove butti la roba. Quando vedo la carta tagliata in questo modo, sì, viene in mente sempre la scena di come si chiama, una pallottola spuntata, dove era nella prigione, dove c'era Leslie Nielsen che i documenti e si mangiava tipo di spaghetti. È vero, sai che ti stavo per dire, in realtà sembrano documenti distrutti. Mamma mia, sti rumori, vi giuro, sono inquietanti. Proseguiamo la nostra esplorazione, non senza sorprese, perché questo è qua erano tutti i faldoni di National Geographic, come si vede anche lì più avanti. Ma pensate, chissà perché sono stati abbandonati. Ma guarda, guarda che belli, sono ancora tenuti benissimo. Il nostro Beppe intanto sta andando avanti. Cioè, quello che voi vedete, amici, è molto più luminoso rispetto a quello che noi stiamo vivendo veramente. Quindi rendetevi conto, sembra di essere in dei bunker. Senza la luce non si vede niente, guarda. No, è vero, non vedi proprio nulla. Pazzesco. Bravo Miki, così ti voglio. No, vabbè, ok che... Va bene tutto, però sono anche asmatico, non è proprio il top. Io vi giuro che non mi aspettavo tutta questa roba elettronica lasciata qui a marcire e abbandonata e distrutta soprattutto. Sì, ma hanno spaccato tutto, strano. Sì, no, che cercavano componenti, anche perché non penso valgano più niente queste cose. No, ormai no, è proprio per il piacere di spaccare e distruggere. Qua mi dava l'idea di una cucina. Andiamo. Eh sì, allora aveva ragione Beppe. Mamma mia ragazzi, ma che impressione fa vedere il soffitto così aperto e piove addirittura dentro, come potete vedere. Guardate quante crepe hanno questi soffitti, le muffe. Tu che sei architetto, sì, hai modo di dirci se reggeranno questi, sì, vabbè, pavimenti? Tutto. Alla fine sono strutture in cemento armato, come vedi. Per me, regola 3, 2, 1, va. Sì, sì. Parole famose. Sì, sì, esatto, esatto, mai fidarsi. Allora, io sono andato un po' avanti, Matt. Eh? Qua c'è una specie di archivio. Ok. Guarda che roba, una poltiglia di documenti. Ma guarda, cioè non si può neanche arrivarci perché rischieresti di calpestare tutta una serie di cose buttate qua a terra. Ma lì è pieno zeppo di libri, documenti, quaderni. Tutta roba di cancelleria. Vai, vai, Miki. Il nostro super Miki, che non ha paura di nulla. Guardate. Sembra che lo fa da una vita. Cos'era, un libro religioso? No, Italian Art Director Club Annual. Quindi questo qua è probabilmente un libro di arte. Ma pensa te. No. Però guarda che figata. Bello. È integro, è pulitissimo. Ok ragazzi, allora Miki ci sta portando questo libro che è veramente ben conservato. Grazie mille Beppe per tenere il microfono ovviamente vicino al nostro Miki, così lo sentiamo anche meglio. Allora, vediamo un attimino. Italian Art Director Annual. Guardate che roba, cioè in un luogo dove c'è perenne distruzione. Vabbè, queste cose qua poi le dovrò censurare, sì, vabbè. Però è veramente super interessante. Cioè è un libro che uno può ancora leggere tranquillamente, fa troppa impressione proprio questo, cioè guardate la pulizia. Perché mettevano degli orologi addosso a dei... Sì, sembra un coniglio, ma non... Il coniglio... È un coniglio strano, sembra, sì, un coniglio di Donnie Darko. Sì, è molto strano, ma guarda che roba. Chissà che cavolo è di libro. È tutto perfetto, pazzesco. Vediamo, sì. Guardate ragazzi, tra l'altro abbiamo un calendario che ci segna il 2002, quindi parliamo di 20 anni di abbandono, e qua addirittura c'è una cintura in cuoio che ancora regge, doveva essere una sorta di camerino. Guardate anche queste sedie, queste sono proprio anni 90, con ancora latte di vernice, rulli. Madonna, mette come pazzesco. Hai detto 2002, 20 anni di abbandono. Ci pensi? Ho fatto un po' di calcoli, sì, porca sì, puttana. Io ero in seconda elementare. Guardate queste ragazzi, che roba. Non so. Cioè ci sono un sacco di oggetti che possono essere tutto, ma non si capisce che cosa potevano essere. Poi non lo so, magari era la confezione di qualcosa. Bella comunque. Intensità degli scuri di Caravaggio. Mamma mia ragazzi, quanto fa impressione camminare per questi corridoi. E non avete idea di quanto oggi è difficile proprio camminare, perché siamo veramente sopra roba su roba abbandonata da una vita. Beppe sta guardando ora il National Geographic che abbiamo visto prima. È molto figo, vero Beppe? Bellissimo, ma pensavo fosse solo la copertina del National, ma non, no, che fosse è proprio un'enciclopedia del National Geographic. Ora amici proviamo a cambiare ala, andiamo a vedere se c'è qualcos'altro. Sta di fatto che stiamo trovando molto di più di quanto mi aspettassi, e questa cosa qua mi sta sorprendendo veramente parecchio. Quindi continuiamo, vediamo se c'è qualcos'altro. Guarda la bellezza di questa scala con l'acqua che viene giù. È affascinante, sembra che stia sudando. Sembra una scala dentro un sushi di lusso. Sì, sì. Con la cascata. È vero, è vero. Adesso andiamo a vedere
tutto questo lato. Guardate, cioè qua ci sono delle scale così abbandonate, ma dobbiamo stare super attenti a questo, diciamo, chiamiamolo fiume vuoto. Guarda, occhio, ma guardate questo bancale intatto. Beppe, te la senti di fare il salto? Ah sì sì, faccio così. Ok, aspetta, facciamo così, 3, 2, 1. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Miki. Grande Miki. Attento, ogni tanto ci sono delle gocce. Cerco di tenere il più protetto possibile. Ragazzi, qua inizia, cioè, a esserci veramente tanto buio. Che roba, Matt. Vi giuro che mi sembra... Che cos'è? Mais? No, anche io dico che è mais, ma non è mais. Sono delle piattine. Ma che strano. Non ho idea. Non ne ho idea nemmeno io. Sapete, ragazzi, che non vivevo una roba del genere come quando ero stato a Chernobyl. Quella là. Sì. Vi giuro, a Chernobyl, quando sono andato a vedere la base militare segreta, era esattamente così. Mi ricordo, Matt, l'esplorazione di quel... di quella discoteca abbandonata che abbiamo trovato tipo... Ti ricordi? A casissimo. Sì. Ragazzi, ovviamente perdonateci se non si vede moltissimo. Purtroppo non era prevista questa esplorazione, non pensavamo nemmeno fosse così buia, essendo una fabbrica abbandonata da una vita, con tutti i vetri tra l'altro rotti e scoperti. Invece c'è un sacco di buio, non ce l'aspettavamo, per cui sopportate un attimino se si vede un po' meno rispetto a quello che vi abbiamo sempre abituati. Capiste, impalcatore in legno. Che roba, che cosa poteva servire? Ci mettevano sopra roba, immagino. Sì. Si vedo dei rotoli. Tra l'altro, illuminate qua. C'è questa. Una birra olandese. Sì, ma sembra anche piuttosto nuova. Qua, tra l'altro, a terra, amici, guardate, ci sono un sacco di impronte di animali. Sembrano tipo cani, non lo so. È una mia impressione. Vedete che sembrano tipo delle zampette. È vero, è vero, è vero. Cane. No, vi giuro che è pazzesco. Ma poi sembra veramente di essere dentro un videogioco. Cioè, guardate qua che roba, amici. Questo posto è veramente incredibile. Ma questo era un mega montacarichi? Sì. È vero. Porca miseria, era gigantesco. Un ascensore a tutti gli effetti. Ma poi chissà come si è sfondato così. Cioè, nel senso, io mi chiedo, immaginati una telecamera fissa da quando lavoravano qua ad oggi. Sì, ti immagini. Con un time-lapse, vedi... Il degrado, sì. Questo che cade, questo che è caduto, guarda là che roba. Pazzesco. Raga, vi giuro che è una delle stanze più inquietanti mai esplorate. Cioè, vedere tutte queste colonne, tutto questo buio, questi rumori di gocce che cadono. Immaginatevi a esplorarla da solo. Forse tutte riviste di musica, però. Sì. C'è un sacco di... una raccolta enorme. Probabilmente stoccavano anche queste cose. Sì, può essere. Perché comunque sia producevano... C'erano imballate, capito? Producevano riviste e libri qui. Ah, producevano? Sì, in teoria, da quello che so. Li facevano proprio loro. Magari facevano anche quelli di National Geographic. Può essere, è vero, adesso che ci penso. Quanto fa impressione quella poltrona lì in fondo. Ma sai che te lo stavo per dire? Poi ti ho visto prendere la camera e ho detto no, non lo disturbo, che vorrà vloggare. Però, cioè, guarda che bellezza. Sì, è stranissima. Tra l'altro mi ricorda quella della concessionaria. È vero che c'era quella poltrona bellissima lasciata lì in mezzo. Giant Book of Question and Answer. La copertina, c'è uno spazio. Ah, questo qua era quello che usano tipo le maestre delle elementari, sì, per farti gli indovinelli, poi ti davano tipo la caramellina. Così a casa, bellissimi. Non ho mai avuto queste cose così belle, purtroppo. Se lo trovo, metto, te lo regalo. Grazie. Poltiglia di muffa che Madonna. È diventata. Queste erano tutte, cioè, riviste? Guarda, i libri sono stati inglobati, sì, dalla muffa. Terribile. E sciolti. C'è un odore, Madonna, fortissimo. È veramente, sì, è veramente forte. Cioè, infatti, trapassa la mascherina, è pazzesco. Infatti mi sa che è troppo, come la metto anch'io. No, questo si è proprio... ribaltato male. Ribaltato. E chissà che cosa c'era dentro tutta questa roba. Ovviamente roba che magari ora è diventata anche muffa, come tutto il resto che stiamo trovando. Comunque, amici, mi dava l'idea che questo doveva essere praticamente l'ingresso del magazzino. I camion entravano qua, scaricavano e c'erano molti più scaffali, magari anche tra una colonna e l'altra, dove lasciare la roba. Matt, ma guarda. Sì. Una stampante. Una stampante in mezzo all'acqua così. Fa stra impressione. Hai visto i buchi là nel soffitto? Ma vi giuro, sembra Chernobyl, cioè assurdo. Guarda là. Sì. Questo è veramente brutto. Ma quello... che cacchio è? Deve essere tipo qualcosa della reazione. Ma questa roba qua, ragazzi, cioè che cos'è? Tutta muffa? Dei condotti di reazione? Miki, tu che magari ne sai un po' di più? Magari... cioè, tutta questa roba qua cos'è? Muffa? Non era così in principio? Secondo me è isolante sciolto, esatto. Tipo. È isolante? Sì, cioè, la Madonna. È bruttissimo, sembra innevato. Tipo se la schiuma muffito. La schiuma che metti
per protezione si sarà gonfiata col calore. Qua probabilmente non so dov'è che è arrivato, però sembra bruciato proprio. Forse è super inumidito. Non ne ho idea. Amici, ci sta chiamando a gran voce. No, vabbè, tutto per... Ma no! Madonna, ma chi è tutta sta roba? Matt, ma si sono sciolte! Sì, si sono sciolte. Ma vi rendete conto? Si Io sono non... sciolte! Penso di non aver mai visto un livello del genere, dei mobili. Si è succhiata ai mobili. Sì, sì. Tipo sabbie mobili dei mobili, cioè fa molto ridere, però è così. Guarda questo. Che roba. Cioè, ma è come vedrai i mobili dentro il Titanic. Sì, sì, bravo. Cioè, me li immagino così, cioè sciolti. Amici, non avete idea di quanto è inquietante esplorare questo posto. Adesso raggiungo Miki, che è tipo dall'altra parte di un lago. Che... Sì, è una parola perché qua piove, ragazzi. Cos'è? Siamo una data, calendario del 2004, giugno. 2004, quindi ora siamo scesi a 18 anni di abbandono. 18 anni di abbandono, sì. Altro. Ci sono anche dei libri qui. Ma è strano, cioè, secondo me, in principio... C'è un odore fortissimo. Sì. C'è anche un cappellino... Secondo me, in principio, quando questo posto era stato abbandonato... È tutto bruciato. Sì, mi illumino perché sennò si vede niente. Secondo me quando questo posto era stato abbandonato in principio non avevano portato via quasi niente, probabilmente. È probabile. Secondo me era rimasto veramente veramente tanto, solo che sono così tanti anni di abbandono che tantissima roba è marcita e sciolta. Stiamo camminando. Sì, no, è impressionante. Beh, stai andando, Miki, ma stai attento. Stai attento, Miki. Ah, vabbè. Ma che vengo? Dove siamo? Cioè, non capisco su che cosa stiamo camminando. Sembra un qualcosa, qualche circuito elettrico a cui hanno tolto tutti i fili. Sembrano tutte centraline. Piace Miki e la sua intraprendenza. Dai, Matt, seguimi. Illuminatemi qua, voglio capire. No, allora, qua sotto non c'è, quindi è rimasto sopra. Però con tutti i fili slegati. Sì, ragazzi, guardate, si è bloccato lì. Mamma mia, vi immaginate se cade questo? Non avete idea, amici, veramente. Qui dentro piove. Cioè, piove esattamente come fuori. Mai visto qua, Miki? Illuminami qua. Guarda come si sta abbassando perché è pieno d'acqua. C'è sta roba qua, un giorno crolla proprio malissimo. Un giorno potrebbe essere... Oggi, anche... sì, sì, ovvio. Ho sentito un rumore di là. Cosa? Ho sentito un rumore di là. Aspetta, senti, senti. Aspetta. Ogni tanto si sente un rumore un po' più profondo dell'acqua. Allora, finché siamo a un'uscita mi va bene. Che cosa? I bagni. Sì, ci sono i bagni. Io vorrei però prima filmare una cosa. Vorrei filmare il livello di corrosione di questa pompa antincendio. Cioè, io ho mai visto il metallo sbriciolato così. Cioè, forse sulla carrozzeria delle auto. Abbiamo visto auto messe così, sì. Sì, è vero. Beppe continua a sentire dei rumori. Sì, no, io sai che rimango allerta mentre tu guardi. Sì, no, fa straimpressione. Vi giuro, raga, Chernobyl era tutta così. Madonna mia. Tu non hai idea, Miki? Tipo, una delle ultime esplorazioni che abbiamo fatto, tipo, siamo entrati, nemmeno 5 minuti che eravamo dentro, ci sono passati davanti 3 o 4 persone che vivevano dentro il luogo che stavamo visitando. Beh, ottimo, dai. È stato terrificante. Che belle ste pubblicità, comunque. Chissà di che anni sono veramente. Ma Flex, non so se qualcuno di voi, amici, l'ha mai vista in TV o comunque si è mai visto questa locandina. Raga, qui abbiamo la mensa. Andiamo a vederla, sono super curioso. Vuol dire che ci sono anche le cucine vicino alla mensa. C'hai buon impasto? No, purtroppo no. Dai, un po' di sushi, l'abbiamo detto. Mamma mia, anche vedere questi cocci di vetro rimasti appesi ai finestrini. No, ma la bellezza, Matt. Wow. Qua è della stufa. Wow. Aspetta, ragazzi, questi qua si prendono vita. Ma che cos'è? Sono uova. Sì, sono uova. È roba che è colata da su, guarda. Madonna, ma guardate il soffitto. Guardate lì. Guardate lì. Ma com'è possibile? Sì, tra l'altro, ragazzi, ogni 20 minuti vorrei uscire a prendere una boccata d'aria, cioè siamo totalmente in apnea qui dentro. E guardate, amici, qua c'erano le cucine. Probabilmente queste erano le sbarre, c'era tipo una sorta di passerella dove potevano prendere i piatti e qui dietro li cucinavano direttamente. A me piacciono tantissimo questi vetri con le piante. Così. Sì, è bellissimo, tra l'altro, questo ingresso naturale che si è creato e ci permette di uscire. Porca figa, Madonna, ma guarda. Ma che cos'era? Tipo un neon? Era un neon.
Madonna, che impressione. È che bianco su bianco non l'ho visto. Ragazzi, stiamo provando a portarvi tutto, ma vi garantisco, l'aria sta diventando pesantissima. Io ho completamente la gola intasata di roba, non so che cosa. E io ho una FFP3, Beppe pure, Michi anche, quindi non dovrebbe passare niente, ma sta passando talmente piena, quindi... direi di uscire un attimo. Ragazzi, siamo rientrati un attimo dopo aver preso un attimino d'aria fuori, perché veramente qui l'aria è proprio forte forte, veramente pesante, piena di polvere. Ora andiamo ai piani di sopra e speriamo di riuscire a vedere il più possibile di questa assurda struttura, e poi ovviamente andremo. Comunque incredibile, veramente incredibile. Che ansia, ragazzi, salire su queste scale. Finalmente un po' di luce naturale mi serviva, sono sincero. Una roba di stazione. Non vedo. Controlla prima se regge. Sembra di ferro, penso di sì. Eccolo. Ah, magari non è agganciata in alto. Io avrei controllato. Sembrava dentro. Beh, si cade prima di volo. No, si è bagnato. Era l'ispezione dell'ascensore? Sì. Top. Ci siamo tolti il dubbio. E ci siamo, amici. Questo è il secondo piano. Bisogna stare super attenti perché purtroppo, come abbiamo visto al piano di sotto, non tutta la pavimentazione resiste e regge. Andiamo con i piedi di piuma. In realtà basta evitare le zone con le pozze d'acqua. Sì, diciamo che è molto evidente che non siamo stati i primi ad entrare in questo posto. Qua tra l'altro stiamo camminando su un pavimento super bagnato. Io seguo il percorso di Michi, la speranza di avere la sua fortuna. Com'è, Beppe? Uno spazio immenso, guarda là. Una roba gigantesca, guardate per quanto continua, non solo per questa enorme sala, ma anche per quella dopo. Michi sta esclamando. Guarda! E cerchiamo di capire. Vediamo. Ma che cos'è? Sembrava una di quelle cose tipo che entravi e non sentivi tutti i rumori esterni. Che strano. Ma perché ce l'avevano? Forse è una roba... Ah, forse è tipo per gli operai che lavoravano con le cuffie, con questo testavano... se avevano perso dei decibel. Ma serio, hai detto? Può essere, sì, penso di sì. Ma secondo voi invece tutta questa parte qua che cosa serviva? Cioè, assurdo. Sembra un sistema di... No, non so, un carrucole. Forse era qualcosa tipo per ventilare o per scaldare. Sembra un sistema di aerazione. Sì, 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 sì. È veramente figo, Beppe, vero? Ma hai visto la rampa per scendere poi? Sì. Chissà che cosa producevano qui dentro. Evidentemente era l'area produttiva, era proprio il secondo piano magari. Sì, perché ci sta, se ci pensi, al primo piano era magazzino, i camion che arrivavano, i camion che portavano via. E sovrapproduzione. Esatto, e sovrapproduzione. E montacarichi, esatto, portavano tutto giù, aveva senso. Che sale fottutamente enormi. Ma che impressionante, se ci pensi. Sì, diciamo che siamo super in vista perché ci sono delle fabbriche qui di fianco. Tra l'altro questo, ragazzi, è il corridoio da cui siamo arrivati, da cui non vedo tra l'altro l'ora di andarmene, perché vi giuro che l'aria in questo posto sta diventando tipo zero, è irrespirabile. Guardate tra l'altro a terra quanta polvere c'è, fa paura, vi giuro. Guarda il nostro Mickey quanto va avanti, tra l'altro. Imperterrito, lui piace esplorare, incredibile che poi appena finisce questa esplorazione deve andare a lavorare. Io non ce l'avrei mai fatta, anche se lo facevo anni fa. E come se lo facevi? Io mi auguro davvero, amici, che nessuna persona sia venuta a vivere qui. Tra l'altro ci sono veramente un sacco di bottiglie di birra, di alcolici per terra, lattine di ogni tipo, spumante, adesso sto guardando. Non capisco, io non lo so, però... magari i ragazzetti... Però, cioè, questa mi dà l'idea di vissuto, cioè ragazzi che vengono qui ogni giorno. Guardate che roba anche qua. Raga. Porca miseria. Tipo che ci vive qualcuno. Stai attento, Beppe. Magari è lì, Magari se n'è già andato. Madonna. Guardate qua, ragazzi. Questi erano i suoi piatti. Lì c'è del sale. Matt. Qua al 100% ci vive qualcuno. Ci vive ancora. C'hai vestiti nell'armadio. Madonna. Poverino. Dispiace tantissimo perché è una condizione terribile. Però guarda, è proprio l'unico punto tenuto veramente pulito. Cioè, pazzesco. Guardate qua, c'è lo stendino. E tra l'altro è tutto aperto, quindi la sera farà un freddo clamoroso. Mamma mia. Vi giuro che è... Ma tra l'altro qua ci sarà una scala. Dispiace tantissimo. Sì, sì. Cosa c'è lì? Non lo so, sembrava tipo...
Ah no, ok, cioè è bloccato comunque, non c'è niente. Questa magari la sua spazzatura no, questa è l'acqua. Ma questo tra l'altro l'ha costruito dopo, eh? Sì, 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 è stato fatto con i pezzi che ha trovato in giro. Mamma mia. Guarda, lì c'è ancora la birra, guarda quanto è pulita la birra. Ho visto anch'io. C'è anche del tabacco. Pazzesco. No, fa veramente impressione. Però queste realtà esistono, amici, purtroppo. Vi direi di andare. Che c'è, Michi? Hai visto qualcuno? Stavo guardando questa casetta. Vedi lì, questo cos'è? A tutti gli effetti è una casetta. Madonna. E c'è anche l'albero. Guarda che roba. Madonna. Guarda che c'è anche l'alberello. Vieni, Beppe. Albero di Natale dentro. Eh sì, ma allora è ancora utilizzato, assolutamente, sì. Assolutamente, guarda che roba. Qua c'è l'albero di Natale, amici. Ragazzi, non romperei le scatole più del dovuto, allora. Qui. Perché giustamente gente disperata, cioè effettivamente dava un po' quell'idea. Ho costruito proprio una casa a tutti gli effetti. Assurdo, eh? Ragazzi, usciamo, semplicemente. Però infatti diciamo che l'accesso era fin troppo agevole per non aver trovato dentro assolutamente nessuno. Guarda qua, pazzesco. Un po' mal ridotte, però ci fa capire che effettivamente ci hanno vissuto. Sì, 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 sì. Incredibile, guarda anche qua delle scarpe super pulite, cioè queste sono proprio scarpe. Ragazzi, è veramente forte quando si trovano queste situazioni, anche perché banalmente possono essere le stesse persone che poi effettivamente noi di Milano troviamo sulla metro. E è veramente assurdo pensare che questi dormono qui, vivono qui, e non lo so, mi mette veramente un sacco di tristezza. Esatto, sì, sì, tristezza. Ora ce ne stiamo andando perché abbiamo praticamente completato l'esplorazione. Siamo stati felici di vedere anche questa fabbrica che io conoscevo, che vedevo spesso perché ci passo spesso di qui, e finalmente so che cosa c'è dentro. Quindi nulla, usciamo e poi facciamo la conclusione, ma prima devo prendere almeno una ventina di minuti di respiro buono, di aria pulita, sennò svengo. Madonna mia, amici, non vedevo l'ora di uscire nuovamente per respirare. Porca miseria. Oh, finalmente. Ragazzi, a me non è che faccia impazzire tenere sulla mascherina, anche perché questa poi ti blocca un sacco di ossigeno. Ma qui era necessaria, quasi indispensabile. Pazzesco, posto veramente incredibile. Faccio già la conclusione perché purtroppo sta piovendo e non voglio danneggiare la mia macchina fotografica, per cui grazie mille per aver visto il video fino a qui. Grazie mille a Michi e Beppe per aver esplorato come oggi. E noi ci vediamo prestissimo con una nuova esplorazione. Amici, il mare. Grazie, raga.